Ben ritrovati MTIers, e questo agosto di Prime Video sembra essere davvero infuocato con una serie di uscite assolutamente da non perdere. Andiamo a scoprire quali sono, via! Una delle serie migliori di questo inizio 2021 è stata sicuramente Invincibile, e proprio pochi giorni fa Robert Kirkman ha rilasciato qualche informazione sulla seconda stagione. In pratica Kirkman vorrebbe trasporre l'intero fumetto, ma cambiando qualche cosa rispetto all'edizione cartacea, in modo da migliorarla. Nella prossima stagione dovrebbe anche apparire il super cattivo Conquest, e Kirkman è molto entusiasta dei cambiamenti che ha in mente. Io sinceramente non so cosa aspettarmi dalla seconda stagione, ma quello che posso dire è che non vedo l'ora di vedere il proseguio di Invincibile. Parto con le anticipazioni dal film Pessime Storie. Si tratta di un film che ha avuto 4 nomination ai Goya 2021, un premio spagnolo, e difatti è in lingua spagnola. La storia ha un'unica ambientazione, ma sono 4 storie separate che in vari punti si incrociano. Uno vuole andare al mare ma non ci riesce, un immigrato e una donna iniziano una strana relazione, un altro apre un'azienda che offre alibi e un padrone di casa sorprende i suoi ospiti. Dal trailer sembra basato sulla comicità, ma sinceramente non so che aspettarmi di preciso. Adesso una serie thriller psicologico dal titolo Cruel Summer. Siamo in una cittadina immaginaria del Texas dove una bella e popolare ragazza scompare, mentre quella timida e impacciata passa ad essere la più popolare, fino a che non arriva un altro twistone che sconvolge le carte in tavola e la rende la più odiata addirittura d'America. La serie è temporaneamente ambientata a inizi anni 90 e ricostruisce quegli ambienti al top del mondo senza l'iperconnettività attuale. Una serie che mi lascia interdetto se guardarla o meno. Intanto iniziatela voi e fatemi sapere nei commenti. Ora lascio ampio spazio ad una seconda stagione che attendevo con vera ansia. Star Trek Lower Decks finalmente arriverà praticamente in concomitanza con gli USA. Se vi siete persi la prima stagione e pensate di non essere interessati solo perché si parla di Star Trek e le ultime incarnazioni non sono state molto all'altezza, recuperatevi la mia recensione sulla prima stagione per convincervi a non perdere tempo e a guardare tutto. Tanta bella e divertente animazione con quel pizzico di Rick e Morty che non guasta e rilancia un brand che su tutti gli altri fronti ha anche sbagliato totalmente strada. Il mese scorso vi avevo anticipato l'uscita di Evangelion 3.0 più 1.0, ma è slittata avanti e a dire il vero non so proprio perché. Comunque finalmente, dopo ben 14 anni, avrà fine una tetralogia di Evangelion che probabilmente si poteva evitare, soprattutto per l'incredibile spasmodica attesa della sua conclusione. Anno questa volta ha esagerato, ma conoscendolo Evangelion non sarà certo finito qui. Si tratta ben della quarta iterazione di questo universo, una serie animata, un manga, un doppio film e infine questa tetralogia. Il mio consiglio è recuperare gli altri 3 film prima di vedere il quarto. Usciranno tutti sempre lo stesso giorno, sempre su Prime. Ovviamente la mia speranza è che sopravviviate al terzo episodio. Se invece volete anche la serie animata e la coppia dei primi film, rivolgetevi a Netflix. Per il momento però, se siete neofiti, fate un passo alla volta e non siate scingi. Adesso è il momento della serie più attesa, 9 perfetti sconosciuti con protagonista Nicole Kidman. Arriveranno subito i primi 3 episodi, poi gli altri con cadenza settimanale. La storia è tratta da un romanzo omonimo australiano e racconta quello che succede a 9 perfetti sconosciuti che stanno vivendo il loro processo di guarigione presso un centro benessere. Purtroppo la loro ricerca di fuga dallo stress e dai ritmi frenetici della vita moderna ha un risvolto particolarmente inaspettato quando iniziano a scoprire cose sul centro benessere in cui stanno alloggiando. Inutile dire come la storia ben presto prenderà una piega che potrebbe mettere tanta ansia non solo ai personaggi ma pure allo spettatore. Le ambientazioni australiane, oltre che costare probabilmente meno, aiutano a rendere questa serie differente dal solito.
Se anche voi, come me, amate da sempre il personaggio di Borat, interpretato dal favoloso Sacha Baron Cohen, dovete assolutamente guardarvi questa serie di ben 3 documentari che sono in realtà dei contenuti extra dei 2 film dedicati al mitico giornalista kazako. Nello specifico una VHS con il materiale non ritenuto accettabile dal Ministero della Censura kazako, Borat durante il lockdown e il debunking di Borat. Un trittico che certamente non oserò perdermi e anzi già spero in un terzo film dedicato a questo personaggio che riesce sempre a regalarci istanti di ilarità e serietà andando a scavare in quella parte del nostro mondo che facciamo finta di non vedere. Voglio segnalarvi un film comico francese, Bruto contro Cesare. Ve lo segnalo perché le recensioni che ho visto sono pessime e si tratta sicuramente di una presa in giro del mondo romano che 2000 anni fa aveva conquistato senza troppa resistenza l'attuale Francia. Sono abbastanza scettico su queste opere e personalmente accetto solo Asterix e Obelix, ma se volete farvi del male o vedere fino a che punto i nostri amatissimi cugini di secondo grado transalpini sono scesi, questo è il film che fa per voi. Prima di concludere questo video vorrei proporvi altri film interessanti in arrivo, ma prima ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina se già non lo avete fatto. I vostri commenti sono sempre super graditi e se condividete sui vostri social questo video vi vorrò ancora più bene. Adesso i 3 film che vi consiglio di recuperare, già dal 1 agosto un milione di modi per morire nel West, un comico esilarante, dal 26 agosto un classico come Quinto Potere e infine il 29 agosto un film favoloso con Terence Hill, Il mio nome è nessuno. Ora è veramente tutto, noi ci si vede al prossimo video, ciao!